Ciao a tutte, oggi ho fatto questo trucco che è un trucco comunque glitteroso ispirato alle festività che stanno per arrivare, però l'ho voluto fare sui toni del rosa e del viola proprio per andare ad utilizzare i glitter di Kiko che vi avevo fatto vedere in alcuni video fa, che sono questi qua, i bling glitter della Kiko e non li avevo ancora utilizzati. E quindi ho voluto fare un trucco un po' diverso rispetto ai soliti trucchi magari che si fanno per Natale, sul verde, sull'oro e sul rosso, trucco che comunque farò più avanti. E quindi niente, è tutto sui toni del rosa e del viola. Ho utilizzato questi glitter che sono comunque sul rosato multicolor, ma più sul tendente al rosa comunque. I miei sono lo 01 Stellar Lilac. Quindi sul lilla, insomma. Ho utilizzato uno dei nuovi matitoni della Essence, che sono quelli che sono appena usciti. E niente, ho utilizzato alcuni colori della mia palette metallic, praticamente gli ombretti che ho utilizzato sono tutti e due della palette più i glitter. Basta, questo è tutto, andiamo a vedere come ho fatto. Ok, stendiamo la nostra base, nel mio caso questa qua di Sephora. Con un pennello così andremo a prendere il bianco, un bianco luminoso. Io utilizzerò questo della mia palette Metallic di Zoeva. Utilizzerò il bianco e questo qui che è una via di mezzo tra un viola e un bordeaux prugna. Qualsiasi bianco abbiate, basta che sia abbastanza luminoso. Lo applicheremo nella prima parte tirandolo fino all'arcata. Andate a sfumare con un pennello un po' più grande in modo da renderlo meno bianco ma più trasparente. Pennello più fitto da sfumatura, io utilizzerò questo qui che è il numero 13 di Sephora. E secondo me è uno dei migliori. Andremo a prendere il nostro viola. Lo andremo ad applicare qua nell'angolo. Quindi nel momento in cui andiamo ad applicarlo andiamo già a sfumarlo. Ok, finito con il viola. Oggi utilizzerò questi qui, che sono i glitter di Kiko. Hanno sopra questa cera. Con un pennello così a lingua di gatto. Andremo a prendere un po' della cera. Andremo ad applicarla nell'ultima parte, praticamente, quindi nel triangolo esterno. Andrete ad applicarla nella parte dove decidete di applicare i glitter, quindi nella parte che volete andare ad illuminare. Ok, applicata la cera quasi subito con un gommino. Andate a prendere i glitter e li pressate sopra alla vostra cera. Io nel mio caso avevo il glitter rosa, quindi ho utilizzato sotto un ombretto più scuro di una tonalità in modo che risaltino. Con un pennello un po' grosso andate a tirare via il glitter in eccesso. Con un pennello come questo andate a tirare via i glitter che vi sono caduti. Io utilizzerò ora una matita viola rosata, questa qua è di VJ Con, è la numero 02, e la applicherò all'interno del mio occhio.
così. E con una matita viola più scura andrò all'esterno, sempre nella parte sotto. Utilizzare in questo caso anche solo una matita viola per riprendere il colore sopra, siete a posto. Applicherò il mio mascara. Come tocco finale, dopo aver tolto i glitter che sono caduti qua, andate a riprendere il vostro pennello che avete utilizzato all'inizio con un altro po' di bianco e lo andrete ad applicare all'inizio del vostro occhio per creare il punto di luce. Finiti gli occhi, sono andata ad applicare la mia cipria per uniformare il colorito e un blush leggermente mattone, evitando il blush rosa perché comunque ho già utilizzato il rosa e il viola sugli occhi e volevo evitare di, insomma, riprendere troppo il colore. Andrò a utilizzare come rossetto una colorazione abbastanza neutra, leggermente vicina al colore del blush più che al colore del rossetto e magari evitando dei lucci da labbra con i glitter, visto che comunque ne ho utilizzati già tanti nella parte superiore. Nel mio caso utilizzerò questa qui, che è una delle nuove matite per labbra grosse di Essence. Questa qua è la 5 Kiss Me, io ne ho prese tre colori, l'ho preso quello del rosso, quello del rosa più chiaro e questo qua, vedete. Questa qua è la 01 Pink Vibe e questa è molto più rosa shocking e per questo trucco comunque non mi sembrava adatta. Quindi andrò più su una cosa neutra come questa qua. Ok, il mio trucco di Natale rosa è finito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!